Questa mattina in primis poniamo la problematica dei nostri dipendenti. Una cassa integrazione concessa dal governo per soli 2 mesi è insufficiente per il comparto turistico, che gode di una stagione mediamente di 8-9 mesi. Siamo fermi dallo scorso novembre, con una partenza che speravamo e contavamo per le prenotazioni che sono state cancellate al 100%. Di avere un anno spettacolare. Purtroppo le prime richieste, i primi nuovi preventivi per un'ipotetica ripartenza sono esclusivamente per la primavera 2021, sperando bene. Abbiamo serissime difficoltà, la nostra è un'attività, quella del noleggio di pullman turistici, che ha un capitale enorme per gli investimenti. Gli automezzi costano veramente tanto, stiamo parlando di circa 300.000 euro e pagati quasi generalmente con dei leasing. Il governo ha bloccato con una moratoria il pagamento delle vere e proprie rate.